E della stessa a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Partita soffertissima, ragazzi. È tornato Mianista Medio che torna a soffrire in partite che, sinceramente, sono quelle dove devi approfittare e guadagnare punti. Premessa: si è vinta, ma è stata veramente, ragazzi, una sofferenza che al derby ho sofferto meno. Veniamo comunque da un pareggio con la Roma, non tanto giusto, perché comunque avevamo dominato contro la Roma e qua l'Udinese, ragazzi, ci ha veramente messo alla prova in maniera molto seria. Passiamo in vantaggio al 18° minuto con Kessié, assist di Zlatan. Solita verticalizzazione, Zlatan che si accerchia dei difensori, usa il fisico, scarica perché sì, che fa gol, cosa che faceva conoscere una volta, insomma. Classico assist di Zlatan. E di la partita, ragazzi, va in salita, va in tremenda salita. Lì, ragazzi, il Milan non è più il Milan che abbiamo visto ultimamente perché si fa veramente schiacciare da un'Udinese preparatissima. Brutta da vedere dal punto di vista del gioco perché ragazzi, catenaccio assurdo. Basta che l'Udinese spinga un po' e trova il gol dell'1-1 sul rigore. E qua, ragazzi, è l'argomento centrale di questo video. Ora, non voglio fare come l'interista medio che si attacca al rigore di ieri col Parma. Se ci fosse stato il rigore nel momento della partita, probabilmente non avresti vinta comunque, però. Non sono interista e poi non mi attacco a questi episodi perché comunque quel rigore 50% sì, 50% no ti ha cambiato la partita, ma se giochi male non ti puoi giustificare con quel rigore. Romagnoli fa una cappellata, siamo d'accordo, però prende sia palla che Pussetto. Comunque dal regolamento impedisce al giocatore di proseguire l'azione, quindi nel caso il rigore, diciamo, è dubbio, ma se lo dai non è così tanto una novità. Più che altro mi dispiace perché poteva tranquillamente andare al VAR a rivederlo e far smettere tutte le polemiche, invece ha voluto tenere fede alla sua decisione e appunto poi il rigore è stato. Udinese che pareggia con un rigore di De Paul imprendibile, veramente potentissimo. Tra l'altro Udinese che dopo 49 partite che non aveva un rigore a favore, guarda caso, contro di noi glielo danno. Vabbè. Milan che comunque dopo continua a far fatica perché sul pareggio Udinese sembrava che si accontentasse del pareggio, quindi si mette tutta dietro, si aspetta che il Milan perda palla d'attacco per fare il contropiede, la solita tattica delle squadre di media bassa classifica. Sono quelle squadre che poi, quando le incontri, rompono le balle, come può essere il Sassuolo e il Parma per l'Inter, come può essere Udinese per noi. Ragazzi, sappiamo che Udine è sempre stato un campo veramente atroce. 2010-2011 0-0, 2011-2012 2-1 a botta di fortuna, 2012-2013 si è perso 2-1, 2013-2014 si perse, mi pare, sì, 1-0 con gol di Natale. 14-15 si perse 2-1. 15-16 si vinse 3-2 con la doppietta di Balotelli. Anche lì tra un po' ci recuperano col 3-3. 16-17 si fece, mi pare, 1-1. 17-18 anche lì mi sembra un pareggio. 18-19 gol all'ultimo di Romagnoli al 97°. L'anno scorso si perse 1-0 con gol di Beckham, fu la prima giornata, ragazzi. Chi se lo può scordare? Tre mila inizi, ragazzi, tra l'altro post mini Halloween, li lasciamo perdere. Detto questo, ragazzi, detto questo, sta arrivando la notifica, ragazzi, contento perché che sia Fantacalcio mi ha fatto gol, l'ho messo titolare, per fortuna, avevo messo Perisic in panchina. Detto questo, ragazzi, commento sulla partita. La partita si è, diciamo, non saprei dare momentaneamente una valutazione tra i demeriti
nostri e metri dell'Udinese. Diciamo che l'Udinese ha giocato da squadra di media bassa classifica, ha giocato con tanto so più scarso. Allora mi chiudo dietro e aspetto l'errore dell'avversario. Diciamo che Milan poteva e doveva fare molto di più, poi finalmente all'82esimo, 82-83, è arrivato il lampo di genio che solo Zlatan poteva fare, che ha chiuso, non ha chiuso la partita, insomma, ci ha riportato avanti e poi dopo rischi grossi non ce n'è stati. E io mi spingo a dire qui, senza problemi, senza vergogna, senza veli, massacratemi pure nei commenti. Senza Ibra questa partita era persa. Io ne sono veramente sicuro. Un gol e un assist, ma al di là della statistica gol e assist, ragazzi, è stato veramente determinante. Torre, a parte, ragazzi, di Zlatan ho parlato in 54.000 video ultimamente, ma è troppo fondamentale per questa squadra lui. Detto questo, giovedì andremo a Lille, sarà un campo veramente difficile e se non vinciamo non è una novità assolutamente. E poi ragazzi, adesso riposo con Napoli-Sassuolo, stasera Fiorentina-Roma, poi dopo derby della Lanterna. Non so se farò altri video su queste partite, vediamo, vediamo, tanto adesso ho da fare altri video a sistemare tutti per voi. Vi invito a guardare il video che è uscito oggi sul canale, ragazzi, delle fantasquadre su FIFA, ragazzi, perché mi sto divertendo un casino, è una serie molto divertente, vi invito ad andare a vedere, dura un pochino, però potete saltare vari pezzi di video e soprattutto, ragazzi, la capite se la seguite dall'inizio, quindi vi consiglio di guardare magari il primo video, poi il secondo e il terzo che uscirà a breve. Detto questo, non c'è molto da raccontare su questa partita, oltre al fatto che potevamo giocare meglio, abbiamo fatto sì schifo, abbiamo fatto schifo e Zlatan ci ha salvato la pelle come sempre. Migliore in campo Zlatan, peggiore in campo Romagnoli. Dato piccolo commento sui cambi, non mi aspettavo il cambio Rebic-Leao, non mi aspettavo il cambio Tonali-Bennacer, però ragazzi, il primo dei due, oltre al fatto che non gli avrei dato un centesimo, ha portato bene o male il gol del 2-1, anche se l'assist è del difensore dell'Udinese. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi al canale come sempre che avete tantissimi contenuti ogni giorno. E quindi noi ci vediamo veramente presto, o dopo, o domani, o chissà quando.